Ciao da Fata Zucchina, oggi vi porto a Massafra, siamo in provincia di Taranto e qui siamo ai piedi della Murgia, nel parco regionale di Terra delle Gravine. Chi è che ci ha portati qui? Il nostro firmatario di oggi della ricetta autografata, l'ulivo secolare di nome Nathan, che vuol dire regalo. E lui un regalo alla storia di quel territorio l'ha fatto, ha protetto gli agricoltori che stavano per iniziare la raccolta in un agrumeto da un grande evento soprannaturale, una tempesta che diversamente avrebbe disperso tutto. E noi lo ringraziamo proponendovi la ricetta della clementina tonata. Insieme alla nostra dolce clementina, protagonista della ricetta, raduniamo gli altri ingredienti e magicamente comporremo questo patè che unisce proprio la clementina alle olive. E l'abbraccio della nostra dolce clementina con le olive e l'olio extravergine di oliva è davvero un beneficio per la nostra salute, perché potenzia al massimo l'azione antiossidante della vitamina C, che è il nostro scudo per l'inverno e per ogni giorno. Essendo la nostra clementina edibile, la utilizziamo tutta, per cui la sbucciamo, metà della buccia andiamo a grattugiarla e l'altra metà invece la tagliamo a listarelle. Poi andiamo a spremere la clementina, recuperiamo il succo e la polpa, lo andiamo ad unire alla metà della buccia grattugiata e andiamo a frullarlo, aggiungendo poi l'olio extravergine di oliva, le olive e infine i pinoli. Prendiamo dunque del pane avanzato, perché non si butta via nulla, lo facciamo tostare in una padella antiaderente, ci mettiamo sopra un goccio d'olio Evo insieme a un pochino di paprika. Una volta tostato ci spalmiamo sopra il patè ottenuto dalle clementine e dalle olive, infine decoriamo con le listarelle di buccia precedentemente messe da parte in modo da ottenere un effetto regalo, quindi un cadeau che arriva direttamente dal nostro Nathan, l'olivo secolare che ci abbraccia tutti in questo Natale.